Soundstripe. Allora, buonasera a tutte voi e a tutti voi e grazie per essere arrivati nella Biblioteca Comunale di Reana del Royale. Qui diciamo che ci sono appuntamenti abbastanza regolari di momenti di cultura, che questa sera sono un po' anche emozionata in realtà, perché questo appuntamento nasce in seguito a una collaborazione che è iniziata alcuni anni fa con Viento Flamenco di Udine, che è un'associazione di balli flamenchi, quindi di balli che richiamano l'estate, a me sempre. E diciamo che Lucia Tosto, la presidente, da quando l'ho conosciuta... Sì, adesso il presidente lì nel pubblico. Quindi ex presidente, non sapevo, non l'ho chiesto. Da poco, qualche settimana. Insomma, si è instaurato questo rapporto di collaborazione grazie alla Proloco del Royale, che mi ha permesso di conoscere Lucia. Quindi diciamo che negli anni questa collaborazione è cresciuta, l'associazione ha fatto anche i saggi dell'anno di corso di flamenco qua nel nostro auditorium comunale, e quindi è per questo che dico è un'emozione che spero verrà trasmessa anche a voi, perché quello che andremo a vedere e ad ascoltare è sicuramente un momento emotivo. Infatti presenteremo un libro di Caterina Fiaschi, Ti avrei chiamata Nina, e questo libro verrà appunto letto, verrà ballato e verrà proposto a voi per delle riflessioni personali che nascono dalla lettura, in questo caso dall'ascolto di parti del libro. E io non mi dilungo ulteriormente e ringrazio davvero voi per essere qua. Se vi piace questo contesto e vi interessa tornare a farci visita a Reana del Royale, io vi invito a seguire o la pagina Facebook della biblioteca, che si chiama proprio Biblioteca Comunale di Reana del Royale, dove trovate solo le iniziative di questa biblioteca, o altrimenti abbiamo la pagina Informa Royale, dove si trovano tutte le iniziative che vengono svolte sul territorio. E proprio per questo, visto che siete qua, domani pomeriggio alle 5 in auditorium, che è qua vicino, avremo delle proiezioni sulle isole del Mar Mediterraneo. Si tratta di un'ora e mezza più o meno di proiezioni di Vera Paoletti, e poi a seguire ci sono gli appuntamenti anche della prossima settimana e di quelle successive. La prossima settimana avremo un recupero di una presentazione di libro qua in biblioteca di Alessandra Zenarolla, e invece approfitto, così passo anche parola a chi magari non è informato, il sabato 18 ci sarà la festa di carnevale a cura della nostra Proloco, con una cena e balli, insomma, mascherati. Quindi se siete interessati, a Rizzolo, sì, non qua, non là, ma a Rizzolo. Se siete interessati potete trovare comunque tutte le informazioni sulla pagina Facebook di cui vi ho detto, Informa Royale si chiama. Quindi grazie a tutti coloro che sono qua questa sera, alle associazioni del territorio che hanno dei rappresentanti, ai consiglieri comunali che mi sostengono, perché io tanti anni che cerco di promuovere continuamente momenti culturali, perché credo siano di grande arricchimento personale. Grazie davvero a tutti, adesso lascio la parola a Caterina Fiaschi e a seguire Falchi. Oh, ho tanto parlato del nome, e a seguire a Lucia. Buona serata. Bene, buonasera a tutti e benvenuti a quella che dovrebbe essere la presentazione di un libro. Dico dovrebbe essere perché di solito in una presentazione ci sono normalmente due persone, una persona che fa le domande all'altra e così discutono amabilmente per una quarantina di minuti su uno scritto. Questi 40 minuti potrebbero essere 40 minuti divertenti, oppure potrebbero essere anche 40 minuti noiosi, dipende da quello che queste due persone riusciranno a dare, insomma, al pubblico, e dipenderà anche ovviamente dal pubblico su come recepirà quello che queste due persone andranno a raccontare. Noi stasera abbiamo deciso di fare una cosa diversa dal solito, abbiamo rivoluzionato un po' il copione e abbiamo deciso di trasformare una presentazione letteraria in un momento d'arte tutto al femminile.
Questa sera vi parleremo di un viaggio che io ho vissuto, che potrebbe essere anche il viaggio di moltissime altre donne. Un viaggio che mi ha regalato delle valigie un po' pesanti, mi ha regalato delle fermate necessarie e dolorose, però senza queste valigie e senza queste fermate io molto probabilmente non sarei qui, Lucia non sarebbe probabilmente qui con noi e neanche Antonietta, e non ci sarebbe neanche Nina. In questa prima parte io parlerò molto poco, ci rivedremo poi a fine spettacolo, e le mie compagne invece interpreteranno a modo loro le pagine del libro. Antonietta D'Alessandro userà la sua voce per emozionare, mentre Lucia Tosto userà la danza per dare emozione alle parole. Quindi vi auguro una buona presentazione, ci vediamo dopo e vi lascio in compagnia delle mie compagne d'avventura. Ci ritroviamo tutti su questo treno che farà centinaia di fermate, attraverserà gallerie, farà salire e scendere migliaia di passeggeri, ma proseguirà imperterrito la sua corsa. Il buon Liga dice che tutti vogliono viaggiare in prima. Io non chiedo tanto, no. Mi basta viaggiare tranquilla, in uno scompartimento confortevole e che abbia un bel finestrino panoramico da dove godermi il paesaggio. E invece mi ritrovo qui, in questa carrozza un po' malandata, una di quelle littorine un po' retro, priva di riscaldamento, di aria condizionata, con i finestrini bloccati e con i sedili di similpelle, che quando ti alzi e controlli con la coda dell'occhio se per caso hai lasciato il segno umidiccio delle tue chiappe sulla seduta. Naturalmente, come ogni viaggio che si rispetti, anche il mio dotato di tante belle valigie. Guai a chi me le tocca. Una valigia, per essere degna di questo nome, deve poter contenere una certa quantità di cose e deve essere discretamente pesante. Devo dire che le mie si comportano bene. Sono delle ottime compagne di vita. Tra queste valigie? Ce n'è una particolare. Devi avere un sacco di forza per sostenerla. Puoi anche tentare di trascinarla con te, ma rischieresti di strapparla e di far riuscire il suo contenuto in maniera sconsiderata. Bisogna fare attenzione. A proposito, non vi ho detto che cosa contiene la mia valigia. Una maternità. Mi sono chiesta che cosa fosse l'istinto materno. Poi, a un certo punto, pa, la rivelazione. Come quando la tua migliore amica ti chiede che cosa sia l'orgasmo e tu non sai come spiegarglielo.
Cioè, sai benissimo che cosa si prova, ma se tenti a tradurla a parole ti vengono fuori termini come esplosione, crescendo, onda, pulsione. Insomma, che non aiutano di certo la poverina a capire. In sostanza, o lo provi o non comprendi cos'è. Ecco, con l'istinto materno è stato così. Durante l'adolescenza, e diverse amiche avevano come unico scopo nella vita quello di sposarsi e di circondarsi di tanti piccoli pargoletti urlanti, e me lo dicevano con quello scintillio negli occhi. Io però il mio futuro lo vedevo diverso. Certo, avevo anch'io voglia di famiglia, però e prima volevo studiare e realizzarmi come donna. Beh, questione di priorità, dicevo, e archiviavo l'idea. Insomma, io lo cercavo, questo istinto materno, ma non saltava mai fuori. E all'idea di un pargoletto urlante in giro per la casa, preferivo ancora un altro esame universitario. Mi trasformai così in una giovane donna in carriera, con alle spalle qualche storia sbagliata, sì, fino a quando nella mia vita è arrivato lui. Sì, un uomo. Quello che mi faceva sentire amata per quello che ero, che muoveva le mie corde più profonde. Un uomo con il quale avevo un'intesa totale. Sì, perché dovete sapere che la mia storia precedente mi aveva segnata più di quanto non pensassi. Però sentivo che quella persona non sarebbe mai potuta essere il padre dei miei figli. E questo invece sì. E allora, che cos'era questa voglia improvvisa di test di gravidanza positivo e di pancia levitante? Era forse l'istinto materno? Era bastato un uomo diverso? Evidentemente sì. Evidentemente si trattava solo di amore, di alchimia, di condivisione e sì, magari un pizzico di fortuna, un bel mix che mi faceva vedere le cose da un altro punto di vista. Io mi sentivo in linea con l'universo, pronta per una nuova avventura. Perché diciamocelo, un figlio mica si può fare con chiunque. La soledad, la soledad, la soledad.
la flor de abril, lo que me escribe el vencedor. Te doy la voz de jazmín, te doy un patio de arbero. Tú que me das, tú que me das, tú que me das. Libérame, libérame, libérame. Iniziamo a provare seriamente a metter su famiglia. Rigurgiti e Notte in Bianco non mi avrebbero più spaventata. Il tempo però non era a nostro favore. Viaggiavo verso i 40 e il famoso orologio biologico iniziava ad alitarmi sul collo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. La cicogna sembrava trattarci con grande indifferenza, preferendo coppie più o meno conosciute. Da quel momento ho dovuto fare i conti con una serie di fasi emotivo-ormonali di ampio spettro. Fase 1. Vabbè, dai, che vuoi che sia? Anche se ci mettiamo 6 mesi, cosa importa? Me lo ripetevo come un mantra mentre continuavo a fare allegramente sesso con mio marito. Fase 2. Che cazzo? Ancora? Incominciavo a capire che forse c'era un problema, ma non mi davo ancora per vinta. Amore, buongiorno. Buongiorno tesoro. Devo alzarmi, devo fare il test. 2 stupendi giorni di ritardo durante i quali sto monitorando ogni possibile sintomo di maternità. Ho comprato il test, il più sensibile in assoluto, anche se il farmacista continua a dire che tutti lo sono. Bene. Bicchierino di carta, pipì di ordinanza, stick pronto. Un bel respiro prima di iniziare. Fatto. Ora devo solo aspettare. Metto il cronometro del cellulare e attenderò quei 30 secondi in più, tanto per essere più sicura. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Ecco. E ora? Una lineetta. Una soltanto. Nell'altra neanche l'ombra. Dove cazzo è andata? Giro e rigiro lo stick. Lo metto contro luce. Niente. Allora? Fatto? Sì, non sono incinta. Neanche questa volta. Lo dico con un filo di voce, mentre mi guardo allo specchio e il mio viso si bagna di lacrime calde e silenziose. Fase 3. Esplose con la notizia rivelazione della collega ultra quarantenne, quella con cui divideva 8 ore di lavoro e 5 metri quadrati dello stesso ufficio. Cate! Oh, finalmente posso dirla. È una notizia sensazionale, sai? A marzo io diventerò mamma di una topolina che ancora non ha nome. E Luca diventerà papà. E pensa che neanche la cercavamo. Oh, i miei sono super entusiasti, pronti a diventare nonni. Senti? Senti come scalcia e con quanta energia. Oh, ma ci pensi?
incinta alla mia età! Era evidente che la cicogna si stava prendendo gioco di noi, senza ritegno. Iniziai a diventare fobica. La sola vista di una pancia arrotondata mi irritava. Io mi sentivo una donna a metà. E cominciavo ad avercela anche un po' con lui, e questo mi faceva sentire malissimo. Perché non era colpa sua. Non era colpa nostra. Da quel momento in poi, le amiche incinte crescevano in maniera esponenziale. Ero assediata da pance ripiene. La famiglia al piano di sopra, il figlio della vicina al piano di sotto, un altro collega, un'amica alla fase bis e la psicologa alla quale avevo chiesto aiuto e supporto. Tutte in dolce attesa. E noi? Niente. Ero arrivata persino a contarle. C'erano ben 12 pance abitate attorno a me. Mi era passata pure la voglia di farlo. Il sesso, intendo. E intanto le amiche mi dispensavano di consigli. Fase 4. Cara, devi chiarire con te stessa quali siano le tue vere priorità. Un figlio non è mica una passeggiata. Parlava lei, che di figli ne aveva già uno e un altro a quel tempo era in scatola quasi pronto per l'atterraggio. Lo stress non aiuta a rimanere incinte. Hai provato con lo yoga? No, non ho provato ancora lo yoga, ma ho fatto camminate in montagna, sedute di training autogeno, psicanalisi, massaggi shiatsu e sto diventando drogata di tisane calmanti, melissa e valeriana. Può bastare? Un figlio ti cambia le prospettive di vita. Lascia perdere tutto. Quel piccolo tiranno distruggerà la vostra vita di coppia. Non avrete più un'intimità da retta a me. Ma pure tu ti ci metti, che stai divorziando per la terza volta e hai avuto un figlio con ogni marito. Imparai a diventare insensibile a queste affermazioni. Lasciavo che mi scivolassero addosso. E per un po' aspettai inerme la fase successiva, la fase take action. Thank you.
Dovevamo passare all'azione. Contattare il centro di fecondazione. Avevo 40 anni. Che vuoi che sia? Anche Monica Bellucci ha avuto la prima figlia a 40 anni e la seconda a 45. Avevo a disposizione un numero ben definito di tentativi per riempire la mia pancia e diventare una donna completa. Una volta avvarcato il centro PMA, entri in un altro mondo. Fatto di provette, pipette, canule, lettini ginecologici, teli verdi ed ecografi. Non siamo soli in sala d'attesa, con noi almeno 3 o 4 coppie. Ci guardiamo e ci sorridiamo. Non avrei mai immaginato di trovare un mondo così popolato, pieno di persone col tuo stesso sogno, fra le quali nasce un legame silenzioso, fatto di sguardi complici, di grande rispetto e comprensione, che ti fa sentire accolta senza vergogna fra il popolo dei diversamente fertili. Io ero in mezzo a loro, pensierosa, stravolta, stanca e speranzosa. E lui non mi ha mai lasciata sola. Una delle cose con le quali abbiamo dovuto combattere noi donne alla ricerca della fertilità è stata la nostra difficile emotività. Certo, in natura siamo le emotive per autonomasia, cioè da un giorno all'altro ci trasformano da una cinguettante Biancaneve alla più terribile Crudelia de Mon. Durante il percorso della fecondazione assistita però siamo ancora più fragili. Basta davvero poco per farci perdere le staffe. Gli amici e i parenti non si rendono conto di avere davanti una sorta di bomba orologeria con la sicura già disinnescata, pronta a scoppiare alla minima vibrazione. Le parole che non bisogna mai dire di fronte a una donna alla ricerca spasmodica di una gravidanza sono le seguenti. Ciclo mestruale. Soltanto il suono di questa parola ti riporta all'ultima data nella quale i tuoi slip hanno visto quelle che volgarmente si chiamano rosse, grazie alle quali hai probabilmente pianto come non mai nei posti più impensati. Ritardo! Che sia del treno o del ciclo, poco importa. Sempre di ritardo si tratta. Test di ovulazione. Pur di acchiappare la benedetta cicogna, ricorri anche a questo test e intingi di prima mattina uno stick nella tua pipì, prima ancora di fare il caffè. Se il test risulta positivo, significa che hai maggiori probabilità di restare incinta. Ma attenzione, solo per un breve periodo di tempo e quindi... Amore, e ora... Non importa dove siete e cosa state facendo, tu e tuo marito, da quel momento, costi quel che costi, dovete trovarvi e unirvi cavernalmente. Vostro figlio vi sta aspettando. Test di gravidanza. La famigerata scatolina, che tieni in casa, che non si sa mai possa servire, spendi un sacco di soldi, ma la riga visibile rimane ogni volta e comunque una sola. Ma allora voi, niente figli? Tipica espressione della zia amica di famiglia, parente che non vedi da un sacco di tempo. La tentazione di tirarlo una testata è forte. Ma un bel, come stai? Ti vedo bene. Sei dimagrita, no? Vabbè, dai, ci sono tanti che non hanno figli. Allora, se lo pensi tu, lo fai per anestetizzarti la mente, per dare un significato a quello che stai vivendo. Se te lo dicono gli altri, invece... Ma cosa vuoi sapere tu di quello che sento, di quello che vivo? Vedrai che succederà. È una delle frasi più dolorose che ti possono venire dette. Ha un bellissimo messaggio di speranza, eh? Chi la dice lo fa per darti una botta di positività e tu speri che abbia qualche dote di preveggenza. Io mi sono trovata a rispondere sempre che Dio ti ascolti, ma in cuor mio sapevo che le probabilità erano poche, se non scarse. Non so cosa dirti.
ecco, sentita diverse volte, si contende il primo posto con "Vedrai che succederà", che preferisco. Il "non so cosa dirti" suona stonato. È come dire, tu arrangiati, che io di figli ne ho, non ho avuto nessun problema a farli. Quindi, direte voi. Cosa vorremmo sentirci dire, noi diversamente fertili? Beh, io vorrei sentirmi dire, ti capisco, condivido il tuo dolore e sei proprio coraggiosa ad affrontare questo percorso, in qualunque modo esso si concluda. Hai fatto quello che potevi per tentare di realizzare il tuo sogno, il vostro sogno. Hai avuto un po' di sfortuna, ma sei stata brava ad arrivare fino a qui. Le anime che frequentano il reparto di fecondazione assistita sono delicate come i petali di un fiore che alla prima goccia di pioggia si rovinano. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare un personale stupendo. Mai una parola scortese, un atteggiamento inopportuno, ma tanta delicatezza. Ed è proprio quella delicatezza che fa sì che i petali si rovinino di meno, lasciando un po' di speranza all'arrivo del sole nuovo. Perché poi alla fine quel che conta è solo il viaggio, con le sue emozioni, con tutto quello che ci può donare. Durante le sue fermate ho incontrato molte persone speciali che mi hanno nutrito il cuore e l'anima, grazie alle quali ho trasformato quel vuoto della mia pancia. Noi donne diversamente fertili, lo scopo di questo viaggio lo dobbiamo cercare altrove, ma le possibilità di arrivare alla nostra realizzazione femminile ci sono. Perché alla fine, nel bene e nel male, è solo questione di amore, dato, ricevuto e mancato. Thank you.
Mille volte mi sono chiesta come saresti stata se fossi arrivata fra noi. Chissà, forse avresti ereditato i miei riccioli ribelli e le fossette di papà. Quante volte ti ho immaginata? E quante volte ho immaginato il momento in cui saresti venuta al mondo. Il fatto di sapere che non lo potrò mai provare mi stropiccia per me nel cuore, ma... Ma devo farci l'abitudine. Chissà cosa avrei provato nel vederti uscire, uno scricciolino di bambina tutta rossa, rugosetta e piangente, e con i piedini minuscoli. Chissà cosa avrebbe provato papà nel vederti, chissà cosa avrebbe detto. E sicuro conoscendolo si sarebbe messo a piangere. Sai, come me d'altronde, io e lui siamo dei gran piagnoni. Quante volte ho immaginato questo momento. Saresti cresciuta e ti avrei coccolata come non mai. Avrei asciugato le tue lacrime e avrei riso con te fino allo sfinimento. Ti sarei stata vicino quando sarebbe arrivato quel brutto mostro cattivo che ti avrebbe fatto tanta paura. Sarei stata con te il primo giorno d'asilo. Avrei ascoltato tutti i tuoi racconti fantastici conditi della fantasia che solo i bambini come te sanno avere. Saresti cresciuta ancora e io sarei stata lì ad ascoltarti, a sorreggerti, a incoraggiarti. Avremmo litigato e mi avresti probabilmente odiata. Non so se sarei stata una brava mamma, di sicuro avrei commesso un sacco di errori, ma ti avrei amata con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Questa mamma, un po' sconclusionata, sarebbe stata lì per te per sempre, fino alla fine, mossa da quell'amore incondizionato che avrebbe avuto per te, sempre. Perché alla fine è tutto questione di amore. Perché anche se la vita non ci ha regalato questa gioia, io e il tuo papà andremo avanti. Perché mi piace pensare che da qualche parte tu ci sia comunque. Magari nascosta fra i petali di un fiore, magari in un sorriso preso al volo, magari proprio in quell'amore che io e il tuo papà continuiamo a darci, nonostante tutto. Perché se fossi stata femmina, lasciami pensare che sarebbe stata così, ti avrei chiamata Nina. Serata. Un viaggio non organizzato, ovviamente, del quale non c'era nessuna guida turistica dedicata. È stato un viaggio inaspettato, è stato un viaggio obbligato ed è stato un viaggio reale. La mia è una storia come tante altre, una storia importante, una storia che mi ha stropicciato il cuore e l'anima, mi ha malmenata per un po'.
Una storia che non ho potuto evitare, una storia che io chiamo di non scelta. Quindi a un certo punto una storia che mi ha scelto e ho dovuto fare di lei il meglio. È una storia che avrebbe potuto abbattermi per sempre, mi avrebbe potuta lasciar vivere nel dolore letteralmente fino alla fine dei miei giorni. Ma poi in modo prepotente, in modo taumaturgico, è arrivata la scrittura e attraverso la quale sono riuscita a sublimare così questo dolore. È una cosa che dovevo a me stessa per non farmi annientare dal dolore. A un certo punto ho deciso di prenderlo per le redini, un po' come si fa per i cavalli, appunto, e per far sì che lui non annienti me. Quindi ho dovuto fare di questo dolore, ho dovuto creare qualcosa di bello. E se ce l'ho fatta io, vuol dire che moltissime altre donne nella mia stessa condizione possono farcela. Vuol dire che il dolore, sebbene profondo, sebbene intenso, può venire vissuto, trasformato e superato. Vuol dire che se non diventi madre non sei meno delle altre. Vuol dire che non sei meno donna delle altre. Purtroppo, diciamo che al giorno d'oggi di maternità si parla moltissimo. Se voi andate anche in rete, ad esempio, trovate un sacco di siti che parlano di maternità, però sempre descritta come qualcosa di bello, di positivo, una cosa alla quale che arriva senza grandi fastidi, senza grandi sofferenze. Della non maternità se ne parla ancora troppo poco, è ancora un tabù, è quasi una vergogna da tenere nascosta. È una vergogna della quale non parlarne o parlarne sempre sottovoce. Ci sono troppe donne ancora diversamente fertili che non riescono ad avere non avere voce, non sono ancora ascoltate abbastanza. E ce ne sono molte più di quante voi possiate immaginare. Ed è questo che io sto cercando di fare in questo momento, con occasioni belle come queste, ed è proprio, sto cercando di dare loro voce affinché il loro dolore non rimanga inespresso e non rimanga inascoltato. Perché tutto quel dolore che una persona in una situazione come questa vive, sono convinta che deve essere trasformato in qualcosa di utile, di positivo e di bello. È possibile. Io ce l'ho fatta, non è stato semplice, non è stato facile, è stato lungo, è stato un percorso impegnativo, è stato un percorso dalle mille sfaccettature, le dinamiche di coppia in coppia sono diverse. Ovviamente quello che è successo a noi può succedere ad altre coppie, e altre coppie possono avere delle reazioni diverse. Non c'è una ricetta utile per tutti quanti. Però sono convinta che condividendo questo tipo di esperienza sia possibile prendere il dolore, condividerlo e renderlo più leggero. Io faccio sempre l'esempio della classica borsa della spesa. Quando magari andate a fare la spesa avete la borsa pesante, però se magari siete con un'altra persona e dividete la borsa, tenete un capo a testa, la borsa diventa più leggera. Ed è questo che si deve fare con il dolore: condividerlo, parlarne, non averne paura, non averne vergogna, evitare di giudicare, evitare di dare la colpa a qualcun altro e non sentirsi in colpa a propria volta. Quindi se eventi come questi faranno sì che una persona nella mia stessa condizione si sentirà meno sola e si sentirà più ascoltata, io ho raggiunto il mio scopo. E niente, questo è quanto io vorrei trasmettere con questi eventi, insomma. Poi scusate, stasera sono emozionata anch'io, purtroppo non è sempre semplice, insomma, tornare un po' indietro col tempo e con i ricordi. E quindi vi ringrazio di essere state qui con noi, ringrazio l'amministrazione di Reana del Royale per averci dato questa possibilità. Io rimango ancora un pochino qui, se avete qualche domanda volentieri rispondo, c'è anche così
un momento di discussione con il pubblico se qualcuno di voi ha qualche domanda. Non abbiate paura, insomma, sono pronta. Qualche curiosità, qualche domanda, qualche... No, niente. È sempre il momento più critico, perché... Non faccio domande, ma vi presento realmente con i vostri nomi, perché appunto le emozioni qua stasera sono tante, quindi li leggo così non faccio errori. Okay. Caterina Falchi, sono autrice io, sì, del libro. Che appunto è Ti avrei chiamata Nina di Alcheringa Edizioni. Alcheringa Edizioni, sì. E poi abbiamo avuto Lucia Tosso al ballo. E alla voce, molto brava anche lei, davvero bravissima, Antonietta D'Alessandro. Che fa parte del collettivo Terzo Teatro di Gorizia. Esatto. Siete interessati, lei, abbiamo anche qualche copia del libro, sì, per chi volesse, insomma. Se vi fa piacere. Nina è lì, è fra quelle pagine. Esatto. Così. Decisamente. Non avete domande, quindi? Avete avuto già tutte le risposte. È esaustiva. Bene, sono contenta. Sì, sì, sei illuminato. E ci farai riflettere. Speriamo, se non altro, ma tante volte ci sono certe cose che noi diamo per scontate, sì, no? Poi magari ci scontriamo con delle persone che hanno vissuto delle cose diverse e magari un pochino ci fermiamo a pensare, perché non è così scontato diventare madre, non è, no? Però non ci si pensa tante volte. Prego. Se vuoi ti do un altro spunto per sì, la prossima scrittura. Oh, che bello, sì. L'adozione. L'adozione. Eh sì, un altro argomento molto interessante che credo meriti lo stesso rispetto che merita l'argomento di chi magari non può avere figli in maniera naturale, no? Va bene, grazie. Bene. Okay. Grazie a tutti. Grazie. Soundstripe.